Riflessioni sulla vita amministrativa della città di Pagani a 3 mesi dalle elezioni. L'esponente politico Massimo D'Onofrio interviene sul dibattito legato al dissesto, entrando anche nel merito del botta e risposta tra vecchia e nuova amministrazione. Il passato, il dissesto sono ancora elementi caratterizzanti nel dibattito politico, afferma D'Onofrio. Voglio iniziare a testimonianza di un impegno che comunque continua e costante per la politica, per la città, queste riflessioni che credo arrivino anche nei tempi giusti, a 3 mesi dalle elezioni che comunque ci hanno visto e mi hanno visto protagonista. Intanto io ritengo che a Pagani attecchisce anche un altro virus, oltre a quello noto, un virus che attecchisce di una parte politica che è l'ossessione del passato. Ancora si parla del passato, a mio avviso, a modi alibi per non fare le cose, o quando le cose non si sanno fare si dice facilmente è colpa del passato. I problemi del passato sono legati a due fattispecie in particolare. Una, le scelte scellerate dei commissari prefettizi che io e pochi altri abbiamo combattuto. Due, le scelte di bilancio effettuate negli anni 2014 e 2019 che hanno generato il dissesto finanziario. Pertanto, non è colpa di D'Onofrio e Gambino se la città è in dissesto, ma come dice la Corte dei Conti, con le ormai famigerate pronunce 46 e 47 del 2019 che io spesso cito e che vi invito poi a leggere, lì trovate le responsabilità del dissesto finanziario.